Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero. Come di consueto vogliamo darvi la possibilità di imparare dai migliori, di scoprire quali sono i segreti dei migliori imprenditori, dei migliori manager che siano presenti sul territorio italiano e non soltanto. Questa sera parliamo di un tema che è l'identificazione industriale, quindi parliamo di etichettatura e non soltanto, vedremo di approfondire questo macro argomento con il nostro gradito ospite, Label Code di Reggio Emilia, ed è con noi Dimitri Ferrari. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Grazie Ferrari per essere con noi, CEO, amministratore titolare appunto di Label Code, questa azienda che si sta imponendo negli anni come leader nel settore appunto dell'identificazione industriale, importantissima e soprattutto con le ultime normative addirittura di grande attualità. Partiamo innanzitutto dalla storia, faremo un excursus che vi porterà poi a spiegarci quali sono i segreti del vostro successo. Partiamo però dall'inizio, 11 anni fa, in un momento, diciamo, nell'occhio del ciclone storicamente. Sì, assolutamente. Sono stati anni difficili, direi, dal punto di vista proprio delle produzioni industriali. Nel 2008, per la precisione, a marzo, quando abbiamo aperto l'azienda, l'idea era proprio quella di riuscire a creare una struttura che permettesse di poter servire, nell'ottica delle produzioni naturalmente industriali, sia il cliente che lavora con grosse macchine, quindi ha alti numeri di etichettatura, fino ad arrivare al più piccolo, che ha bisogno quindi di piccole tirature, sia che possano essere neutre, quindi parliamo sempre di etichettatura, sia che possano essere stampate, perché nel settore della stampa esistono tantissime diverse tipologie di macchine, dalla serigrafia, alla flessografia, alla tipografia, e ognuna di queste ha caratteristiche diverse. Il problema fondamentale era quello di soddisfare le esigenze di quelli che sono i piccoli clienti o comunque anche i grossi clienti che devono diversificare le loro produzioni, e quindi nasce Label Code e permette di poter fare questo senza rinunciare alla grossa produzione. La storia di Dimitri Ferrari e la storia di Label Code oggettivamente sono legate a doppio filo in qualche modo, ecco. Quindi è interessante capire anche dove viene Dimitri Ferrari prima del 2008, quindi insomma che 2008 è un periodo relativamente recente, c'è tutta una vita naturalmente prima. C'è una vita affrontata nel settore commerciale. Ho lavorato soprattutto nel settore bancario come consulente finanziario, quindi possiamo dire che è un esperto anche di finanze in questo senso. Diciamo che l'obiettivo sarebbe stato quello di poter essere degli esperti, certo. Ma è uno dei motivi per cui ho lasciato il settore finanziario, quello del risparmio gestito, proprio per il fatto che purtroppo qui in Italia è difficile riuscire a fare il consulente finanziario in modo trasparente. Sì, in modo utile magari anche possiamo dire. Però qui stiamo andando su un problema. No, certo, ma che va visto in altri aspetti. La cosa interessante però, Ferrari, è dire che questa esperienza e queste conoscenze, sì, come capita spesso nella vita, le sono tornate molto utili poi ovviamente nella gestione. Ho imparato ad ascoltare l'interlocutore che ho davanti. Questo mi ha permesso sicuramente, facendo esperienza nel settore dell'etichettatura, conoscendo realtà a livello europeo molto importanti e non solo italiano, che mi avrebbero permesso, utilizzando macchine industriali di grande valore aggiunto, e soprattutto parlo di aziende che hanno un personale interno estremamente qualificato e che ha delle certificazioni, e quindi che mi permetteva di poter avere le spalle larghe fin da subito. Quello che dovevo metterci io in più era la capacità di servire il cliente attraverso dei colleghi che mi hanno supportato e che tuttora mi supportano, e che non sarebbe stata la stessa cosa se non ci fossero state persone dipendenti così in gamba, così capaci da poterli affrontare assieme a me, perché alla fin dei conti è un'avventura che sta continuando anche adesso.
Le piace ricordare come Labelcod sia nata davanti a un caffè, per così dire. Quindi assolutamente, è nata davanti a un caffè. Con una chiacchierata, ecco, con chi? Beh, davanti a un caffè sicuramente con chiunque abbia l'interesse per questa cosa. E quindi da lì nasce un percorso in qualche modo, sì. No? In un clima anche informale, se vogliamo. Assolutamente. Questo ha caratterizzato poi proprio la politica anche di questa azienda, che è un'azienda con una propensione anche alla familiarità e rapporti familiari. Sì. Vediamo adesso di che cosa bene vi occupate, perché appunto abbiamo detto identificazione industriale, molto generico giustamente, però già ci instrada su quello che è proprio il discorso dell'etichettatura sostanzialmente, giusto? Sì. Di che tipo? Noi ci occupiamo principalmente di tutto ciò che riguarda l'etichettatura nel settore automotive, quindi dai materiali speciali che possono essere materiali 3M, materiali fashion, quindi di medio e alto livello. Questi sono materiali che ci garantiscono sicuramente uno standard di qualità molto alto e soprattutto c'è proprio un discorso di produzione. Dal momento in cui si inizia il rapporto con il cliente, si stabiliscono fin dall'inizio dei tempi sul quale poi noi ci muoviamo in base alle tipologie di macchine che abbiamo, in base alle tempistiche soprattutto che ci vengono richieste e alle quantità che ci vengono richieste, di valutare qual è la soluzione migliore, il prodotto migliore, l'adesivo soprattutto migliore che va a risolvere problemi di adesione su determinate tipologie di supporti. E questo fa sì che poi la cosa importante è che il cliente rimanga nel tempo, non dico fidelizzato perché fidelizzato non esiste più purtroppo questa parola, ma che sicuramente condivida con noi il fatto di riuscire a essere presenti nella sua azienda in questa partnership, si può dire. Questi adesivi, queste etichette servono proprio per identificare quel prodotto. Questo perché oggi è particolarmente importante, anche in termini normativo? Diventa praticamente fondamentale, non solo importante, anche perché non è che il prodotto tutte le volte che viene preparato va direttamente al cliente, quindi al consumatore finale, ma passa di mano, passa ad altri produttori, passa ad altre aziende al quale fanno altre lavorazioni ed essendo molto importante sapere quel prodotto, che prodotto è, che articolo è, da dove proviene e quindi conoscere la sua storia e saperlo rintracciare nell'arco degli anni è fondamentale per un corretto utilizzo del prodotto, sia per il produttore durante il processo di lavorazione, sia per quello che riguarda il terzista che magari deve assemblare questo articolo vicino a degli altri, sia per l'utente finale che potrà riconoscere il prodotto, sapere che modello è e magari se ha bisogno di assistenza tecnica può trovare poi riscontro nel momento in cui ne ha bisogno. Non ci sono prodotti standard, o meglio, ci sono prodotti standard molto personalizzabili, perché poi ogni prodotto, ogni cliente ha le sue esigenze. Banalmente parlando anche solo di, come diceva lei, adesività, ecco. Assolutamente. Noi per prodotto standard, il prodotto standard è l'identificazione del prodotto. Questo è il prodotto. Da lì possono essere diversi tipi di adesivi a seconda della superficie sul quale vengono applicati. Possono essere varie tipologie di, parliamo in termini tecnici, di mattatura, quindi la base superficiale dell'etichetta che può avere colorazioni diverse, può avere certificazioni diverse da quella OL a quella CSA. E a questo si aggiunge tutto il discorso di stampa e anche quella ha caratteristiche diverse a seconda delle esigenze del cliente, se deve durare poco, se deve durare tanto, se deve essere variabile nei codici oppure sempre fissa. Quindi, come giustamente ha detto lei, cambia costantemente, non ce n'è mai una uguale all'altra. E questo anche
vi rende merito, perché non è facile anche essere così elastici poi su un mercato competitivo. Una sua peculiarità, un suo modo di approcciarsi anche al cliente, che mi fa pensare che tutt'oggi anche lei in prima persona ci metta la faccia con i suoi clienti in, certo, fase commerciale, è quello di non voler o non dover vendere nulla. No. Cerca di captare quelle che sono le esigenze di quel cliente e di proporre delle soluzioni. Assolutamente, penso che in poche parole abbia descritto quello che facciamo. L'etichetta non è un prodotto che può piacere o non piacere, è un prodotto che serve a capire quali caratteristiche ha l'articolo di cui magari stiamo parlando. Di per sé l'etichetta è una parentesi all'interno del prodotto, ma è una parentesi che diventa importante dal momento in cui ci sono tantissimi prodotti copiati, rifatti, e avere un'etichetta che ci permetta di riconoscere a colpo d'occhio l'articolo, direi che oggi è fondamentale. L'aspetto estetico in alcuni casi ha una rilevanza o è l'ultimo dei pensieri dei vostri clienti? No, ha una rilevanza, dipende dai settori questo. Se parliamo di un settore alimentare, sicuramente direi che è fondamentale. Nel settore vinicolo è fondamentale, tant'è che è dimostrato dal fatto che quando viene venduto una bottiglia di vino, la prima cosa che un utente finale guarda è l'etichetta frontale e poi il retro dell'etichetta. Quello sicuramente attira tantissimo. Noi produciamo alcune etichette anche da vino, ma la nostra peculiarità sta proprio nell'identificazione, quindi della retroetichetta e soprattutto delle etichette nel settore automotive, elettronico, meccanico, dove ci sono anche superfici estremamente difficili o dove magari il prodotto deve ancora essere finito e quindi deve fare vari passaggi all'interno della produzione. Quindi deve resistere anche a temperature piuttosto che a sollecitazioni. Assolutamente. Ecco. Qual è la superficie tipicamente più difficile su cui applicare un'etichetta? Un pezzo di ghisa pieno di unto. Quella è una superficie difficile. È una sfida proprio, perché... No, è spesso e volentieri la normalità. In quei casi sono superfici che poi vengono verniciate magari a polvere piuttosto che in altri modi, devono fare dei bagni all'interno di vasche con determinati liquidi, quindi subiscono già nel momento in cui l'etichetta viene applicata delle lavorazioni, e questa deve resistere perché magari deve andare anche in forno a 100-150 gradi, e quindi già in quel caso dobbiamo avere un'etichetta che resista alle temperature. Poi magari mi si richiede che l'etichetta possa essere distruttibile, in questo modo non può essere manomessa. E anche lì c'è un mondo. Magari anche biodegradabile? Esistono anche etichette biodegradabili, ma fanno parte di un discorso a parte, diciamo. Sì. Ah, sì, perché anche queste quello... sono proprio etichette che invece devono durare, fanno certo parte della categoria dei durable. Sì. Per quanto riguarda la geografia di questa azienda, vi muovete solo in Italia, anche all'estero? Abbiamo alcune aziende anche all'estero, ma principalmente ci muoviamo in Italia, soprattutto nel nord Italia, anche perché abbiamo la grande fortuna di essere comunque in un territorio in cui l'automotive la fa da padrone, quindi sicuramente per un'azienda come la nostra, che ha il grande vantaggio di essere flessibile, elastica, dovremmo ingrandirci ancora molto per poter essere accessibili anche al mercato straniero. Vi capita di interfacciarvi con dei clienti, magari solitamente il piccolo cliente che pensa o ritiene di poter fare a meno di questo strumento? Non abbiamo particolari, non facciamo particolari differenziazioni, cioè per noi ci sono clienti piccoli, medi e grandi per quel che riguarda il volume di etichette che producono, ma
essendo noi, mi considero una fisarmonica, che ci regoliamo in base al cliente, perché nella nostra storia abbiamo lavorato in questo modo. Quindi se è un cliente piccolo avremo le macchine che vanno a mimare le grosse macchine, e quindi riusciremo a permettergli di poter fare anche le 200, le 1000, le 2000 etichette in bobina, che sono prettamente di materia industriale, anche per il cliente piccola, e di potergli mettere in casa quella tecnologia che è classica, normale nelle grosse aziende. Questo è un bel vantaggio per un'azienda molto piccola. Stessa cosa per l'azienda industriale, che è abituata ad avere in azienda varie tipologie di stampanti, di hardware, di lettori, di palmari. Anche lì per noi non sarà assolutamente un problema. A oggi è più difficile fare le piccole produzioni che le grosse produzioni, perché la grossa produzione prevede di avere delle macchine che lavorano costantemente e fanno sempre la stessa cosa, quindi hanno meno errori. Perché? No, era chiaro il discorso. Perché Ferrari non conviene risparmiare su questi prodotti? Qual è il rischio se salta un'etichetta, se non funziona una partita di etichette? Il rischio è quello di non sapere più questo prodotto a quale categoria appartiene, perché ci sono tantissimi prodotti o pezzi di prodotti che sono simili, identici, ma se non conosciamo qual è la sua identificazione, quali sono le sue caratteristiche base, non sappiamo più come montarlo, non sappiamo più qual è l'azienda che l'ha prodotto. Si rischiano anche dei fermi. Si rischiano anche dei fermi, sì, certo. Quindi decisamente non conviene affidarsi a realtà, diciamo, di dubbia capacità. Ecco. Succede comunque tutti i giorni di ricevere richieste di urgenza, proprio perché comunque l'etichetta di per sé, la codifica, ancora in Italia non è entrata nella mentalità delle aziende. Di per sé il prodotto costa molto poco in proporzione a quello che è il prodotto finito, e senza questa etichetta il prodotto difficilmente può uscire. Forse proprio per questo motivo che purtroppo non gli si dà ancora questa importanza, quindi si è sempre tirati all'ultimo momento a fare la richiesta di etichettatura. Poi comunque sono anche cambiati i tempi, quindi... Poi è brutto dire te l'avevo detto. È vero. Diciamo che è vero. Vi capiterà spesso, certo. Però insomma è una magra consolazione, perché si tocca lavorare di corsa poi, no? E non è, assolutamente. Non piace a nessuno. Tutto questo all'insegna comunque della consulenza, un approccio quindi proprio consulenziale. Sì, spesso e volentieri è così. In alcuni casi il cliente sa già quello che vuole, e ben venga, ha le idee chiare, meglio così, meglio così, va benissimo. Nell'ottica, caro Ferrari, della mission pedagogica divulgativa di questa trasmissione, giungo a chiederle finalmente qual è il top secret di questa azienda, di Labelcode, quindi, e il suo indirettamente. Il segreto del successo è quello di cercare di capire cosa vuole il cliente, soprattutto cosa vogliono effettivamente i clienti, e quello di seguire l'onda del mercato. 20 anni fa era un'onda molto più grande, oggi è più piccola, e proprio perché è più piccola forse è più difficile cavalcarla velocemente. Noi andiamo piano piano col nostro passo, l'importante è che riusciamo a soddisfare le esigenze dei clienti. Fatto quello, un 50% del lavoro è già stato fatto. Un segreto: riuscire a dare le piccole produzioni velocemente, dove è possibile, senza fare i miracoli, e dare le grosse produzioni. Questo è fondamentale per seguire il mercato. Questo è il segreto di successo di Dimitri Ferrari. Grazie per essere stato con noi, grazie davvero, complimenti. Grazie a voi. Titolare, leader di Labelcode, azienda appunto emiliana di Reggio Emilia, quindi si parla tanto di Made in Italy, ma è importante ricordare anche in qualche modo una sorta di
made in Reggio, anche perché insomma è una zona che per quanto riguarda questo comparto dell'automazione, delle macchine, è decisamente molto molto forte e importante. L'appuntamento per quanto ci riguarda è per domani sera, sempre alle 20 su questa emittente, con tutte le nostre produzioni, tutte le nostre trasmissioni, da Pole Position, Business Life, Esperto Risponde, Startupper e tante tante altre, con il sottoscritto, col vostro Matteo Vallero. Ci rivediamo presto qui, ancora una volta, per conoscere con tanti imprenditori, con tanti manager, il loro top secret.